Ormai da qualche anno i cittadini di Tropea vivono nel terrore. A turbare la quiete di questo paesino che si affaccia sulle coste calabresi è un giovane di nome Gioacchino. Il ragazzo aggredisce le persone senza un'apparente ragione. Nel quartiere la paura è davvero tanta perché questo ragazzone palestrato sembra ormai completamente fuori controllo. Giulio Golia si è recato a Tropea ed ha raccolto le testimonianze di alcune delle vittime di Gioacchino. L'inviato delle Iene ha mostrato anche alcuni filmati che documentano le aggressioni. Giulio Golia ha deciso di avvicinare Gioacchino per cercare di capire la ragione di tanto astio nei confronti dei suoi concittadini. Il ragazzo ha confessato alle telecamere delle Iene che avrebbe bisogno addirittura di un esorcista, quando in realtà basterebbe un buono psichiatra per curare le sue manie di persecuzione. L'inviato delle Iene si è anche recato dal sindaco di Tropea, che però evidentemente preferisce fare lo struzzo e tenere la testa sotto la sabbia. E così gli abitanti di Tropea, abbandonati dalle istituzioni, hanno deciso di organizzare una colletta per soldare, probabilmente un sicario che elimini il problema una volta per tutte. Siamo nel 2015 e il paese si chiama Italia.